Più facile, molto più divertente e un secondo più veloce. Questo è il biglietto da visita della nuova Panigale V4S Model Year 2022. Siamo qui a Jerez e abbiamo la fortuna di percorrere 5 turni in pista con al fianco chi l'ha sviluppata, l'ha vista nascere e l'ha evoluta fino a questo livello. Dal 2018 il progetto Panigale V4 compie con la versione 2022 l'evoluzione più significativa. Il miglioramento riguarda ogni aspetto della moto: aerodinamica, ergonomia, motore, ciclistica ed elettronica. Il risultato finale è una moto ancora più veloce in pista e allo stesso tempo sempre più intuitiva e meno affaticante, grazie anche ad un nuovo serbatoio che fornisce ora un maggior grip e un supporto in frenata. La potenza del motore ora sale a 215,5 cavalli, un cavallo e mezzo in più rispetto al passato, grazie ad un nuovo silenziatore ed una pompa dell'olio che assorbe meno potenza. I cavalli salgono a ben 228 se si monta lo scarico a Krapovic in titanio. La coppia è di 123 Nm a 9500 giri, ma già a 6000 giri si hanno oltre 100 Nm che garantiscono tanta spinta fuori dalle curve. E qui con noi Alessandro Valia. È un piacere oggi girare con te. Luca. Qui a Jerez si usa 3 volte la prima. Cos'è cambiato? Abbiamo utilizzato per la Model Year 22 lo stesso cambio della Factory Superbike di prima, seconda e sesta, quindi è una prima lunga e una seconda che è più vicina come salto di giri, quindi la puoi usare, come dicevi tu, in diverse curve e in questo modo hai la possibilità di trovare il rapporto ideale per ogni tipo di circuito e in più anche con la sesta lunga e qualche cavallino in più riesci a raggiungere una velocità più alta di 5 km all'ora. Io ti ho visto fare delle staccate con la derapata, quindi con la prima la moto c'ha il freno motore, si derapa, il piede fuori, quindi da dietro facevi veramente impressione. Impressione fa anche però la gestione del gas. Quando sei alla massima curva e spalanchi il gas, un grosso lavoro è stato fatto a livello di elettronica. Sì, soprattutto sulla gestione delle mappe ride by wire, appunto per avere la giusta spinta in tutte le marce. Abbiamo un nuovo software e soprattutto in prima abbiamo calibrato una coppia che sia quella che ti permette di uscire velocemente ma che non ti mette mai in crisi. Quindi mi stai dicendo che marcia per marcia è diverso? Sì, riusciamo a lavorare marcia per marcia dando la curva di coppia desiderata all'utente. Senti, a me dove è piaciuta da matti la moto è proprio in uscita di curva. C'era la curva 6, che è quella curva che si fa di prima, si fa seconda, terza e poi ci si immette in un sinistra molto veloce dove con il gas in mano ricordo proprio un pompaggio posteriore che portava poi ad allargare la linea. Qui ho ritrovato, quando si pianta proprio il gas, una reazione diversa e una moto molto più maneggevole a entrare. Sì, anche su quest'area abbiamo lavorato, abbiamo alzato il pivot di 5 mm, questo per ridurre l'effetto scuotante del posteriore quando si va a riaccelerare. Ovviamente in questo modo la forza che ti dà il tiro catena a riallineare, riposizionare il veicolo è quella che ti fa sentire la moto più agile, soprattutto nei cambi di direzione e soprattutto quando vai su aperture importanti in uscita di curva. Con l'elettronica mi sono divertito anche un po' a giocare durante la guida. Sono entrato con una mappa Race B che ha un motore leggermente più addolcito, delle curve di coppia prima, seconda e terza un po' più dolci. Poi ho messo la mappa Race A. Ho trovato una prontezza del motore che è impressionante. La moto si guida proprio con il gas, si riesce a far derapare, si gioca con il gas ma in maniera molto fluida. E poi mi sono permesso di fermarmi, resettare tutto e mettere la mappa full. Motore full significa piena potenza in tutte le marce. Bisogna essere un po' più attenti all'inizio per prendere confidenza, però emerge proprio il carattere di Ducati, quel carattere che è imponente, esplosivo. Ora si riesce a sfruttare davvero il 100% di questa moto. Nuova anche la forcella pressurizzata Hollins NPX 2530 di derivazione Superbike, sempre a controllo elettronico, ma ora con un'escursione di 125 mm, 5 in più rispetto al passato, grazie ai quali si possono adottare setting più morbidi, migliorando sia la capacità di copiare i cordoli e l'asperità dell'asfalto, che il feeling nelle staccate più impegnative. A livello di elettronica, la Panigale V4 può sempre contare su una piattaforma inerziale a 6 assi, in grado di rilevare l'angolo di rollio, imbardata e beccheggio, ottimizzando tutti i controlli elettronici a disposizione: ABS cornering, traction, slide and wheelie control,
e l'engine brake e il sistema di controllo delle sospensioni. Per le partenze brucianti ci si può invece affidare al Ducati Power Launch. Molto utile la possibilità di impostare tutti i setting preferiti in base alla pista in cui si va a girare, scorrendo semplicemente il menu dedicato. 4 i riding mode a disposizione: Race A, B, Sport e Street. I primi due dedicati alla pista con potenza piena, ma con curve di erogazione di coppia differenti, mentre la mappa Sport con i suoi 150 cavalli a disposizione rende più addomesticata la nuova rossa di Borgo Panigale. Dopo 5 sessioni è tempo di tirare le somme. Cosa ci è piaciuto, cosa ci è piaciuto meno, le emozioni che abbiamo vissuto. È stata una giornata memorabile, non solo perché Jerez si sposa perfettamente per le caratteristiche della nuova Panigale V4S 2022, ma anche perché abbiamo la fortuna di aver girato con Jorge Martin e Juan Zarco. Girare con due piloti della MotoGP è un'esperienza indimenticabile. Capire la differenza tra un pilota vero e tutti quelli che invece in moto corrono per passione. In Ducati hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Migliorare la versione 2021 non era assolutamente semplice, ma lo step a livello di equilibrio generale, di divertimento, di velocità e di facilità è davvero notevole. Grazie anche al nuovo serbatoio, che consente ora di agganciare molto meglio le ginocchia e quindi di scaricare le braccia. Oggi abbiamo fatto anche dei long run di 10 giri proprio per mettere sotto sforzo tutto il sistema moto pilota e è risultata una moto molto più facile per tutti. È più facile ripetere giro dopo giro le stesse performance. Era sorprendente vedere nel dashboard lo stesso tempo ballavano 2 decimi da un giro all'altro. Ci è piaciuta moltissimo l'elettronica, l'alchimia tra slide control, traction control e anti-wheeling è qualcosa di unico quello che sono riusciti a fare, anche perché rispetto a tutte le altre moto c'è la possibilità durante la guida di vedere qual è il sistema elettronico che sta funzionando ed è un modo anche per capire dove andare a intervenire per migliorare la performance. Ad esempio, con un anti-wheeling troppo invasivo rimane sempre acceso in fase di apertura gas, a quel punto lì siamo andati a intervenire, abbiamo tolto dell'anti-wheeling proprio per non castrare la prestazione. La stessa cosa capita con lo slide, ci sono delle curve pazzesche qui a Jerez, per esempio la 8, dove si riesce proprio a intraversare e tenendo il gas completamente aperto si disegnano delle traiettorie che sono pazzesche, però si riesce anche grazie all'elettronica a ripetere giro dopo giro la stessa prestazione. Ci è piaciuta molto anche la gestione del gas. Nei curvoni ad alta velocità, a 200 all'ora, si riesce proprio a dosare in maniera millimetrica anche l'ultimo cavallo e questo serve molto per cercare di implementare la performance. C'è molto più feeling. Ci ha sorpreso invece la netta differenza in accelerazione. Prima la moto si sedeva e tendeva ad andare subito sulla gomma, innescando dei pompaggi che si portavano avanti curva dopo curva. Questa caratteristica, che era un po' Ducati, sembrava radicata nella tipologia di moto. La sella, che adesso è un po' più piatta, evita in fase di frenata di portare il pilota a scivolare un po' in avanti e in fase di frenata, quando proprio invece serve portare peso indietro per dare grip al posteriore, con una sella più piatta si riesce meglio a fare questo tipo di movimento. Quindi complessivamente hanno fatto un ottimo lavoro. Ci sono forse 2 piccoli accorgimenti. Uno riguarda il serbatoio: se fosse un po' più sciancrato si riuscirebbe alla massima piega ad avere un maggior controllo proprio quando il ginocchio deve puntarsi sul serbatoio per dare una spinta maggiore alla pedana esterna. E l'altro riguarda la frenata. Nella sessione di 10 giri dove abbiamo spinto comunque al 100%, la leva è normale anche che allunghi leggermente. Avere un registro nel semimanubrio di sinistra consentirebbe appunto di non dover rallentare e registrare manualmente sulla leva direttamente. Oggi in moto avevamo davvero un dubbio: quale sarà la regina del 2022? E probabilmente Ducati ha tutte le caratteristiche per esserlo, ma bisogna aspettare il verdetto della pista insieme a tutte le sue concorrenti.